Ciao a tutti. Ciao. Nel video del curry ha vinto Spala, cioè la pasta, e quindi oggi mangiamo la pasta. Eccoci qua, siamo pronti con Mio che sta ossiando dal seggiolone ed è arrivata la pasta di Spala. Eccola qua, abbiamo preso una fantastica carbonara con tanto, fammi vedere lì, con tanto di uovo da mettere dopo e soprattutto la pasta alla giapponese. Questa era tarako mentaiko. Tarako e nori anche, perché era qui, quindi nori tarako, e dopo vi facciamo vedere. Nori è l'alga, tarako invece sono le uova di merluzzo. Dice che ha fame. Dice che ha fame e gli facciamo mangiare una pasta eccezionale. E andiamo all'apertura, eccola qua. Tarako, nori, questa che è la pasta giapponese, ma soprattutto questa è noko carbonara, cioè la carbonara densa, giusto? Sì. Hai fame? Tantissimo. Tantissima fame? Però mi ci devi mettere anche... Ah, e poi come bonus track abbiamo preso anche questo pollo habuyaki. Habu, dillo te che vuol dire in giapponese perché è bellissimo. Herbs, sono le herbs in giapponese, dillo Habu. Habu. Scritto in katakana, quindi con una parola che viene dall'estero. È una parola che viene adesso. Vedi, l'alga nori, questa è una specialità, La pasta con l'alga nori è proprio una roba tutta giapponese. Questa ti piace tanto a te. Oishii. Sì, vabbè. E poi qui c'è da mettere soprattutto hanjuku tamago, cioè l'uovo mezzo cotto. Ora te lo diamo, Te lo diamo. Vuoi la carbonara? Vuoi la carbonara? Ed ecco l'uovo. Tac, guarda qua, questo è tanta roba. Guarda che bello, La carbonara con l'uovo intero sopra. Mi raccomando, astenetevi dal commentare tutti voi persone che non capite l'ironia di mangiare la pasta in Giappone, che è una pasta un po' scimmiottata. Chiaramente questa non è la vera carbonara. Quindi se scrivete sotto questo non è la vera carbonara, lo so anch'io che non è la vera carbonara. Quindi via questi commenti inutili e focalizzatevi sull'ironia di questo video in cui si mangia una pasta in qualche modo, quindi con la carbonara, che probabilmente con la carbonara c'è solo il nome e un po' di colore in comune con quella vera. Quindi guardate il video, siamo qui per fare intrattenimento, per stare insieme, per farvi vedere un po' di cose e non per dire che in Giappone la cucina italiana, no, è così. Questa è una roba di basso livello, cioè che non costa neanche poco, tra l'altro, alla fine, giusto? Sì, e poi in Giappone ultimamente si può mangiare cucina italiana. Si mangia benissimo, cucina italiana. Poi, non cucina italiana, cucina tipo Sardegna, sì. Sardegna, quindi la cucina di ogni zona regionale, ci sono tutti quanti, si mangia benissimo. Questa roba qua è italiano per dire. Però sappiate che se venite a Tokyo, italiano si mangia benissimo, si spende. Tipo, ci sono ristoranti di Abruzzo, sì. Di Sardegna, Tarro, Sardegna, per esempio, Sicilia, sono tutti quanti. Puglia. Ok, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che come sempre alla fine del video c'è la scelta, ok? Però adesso andiamo, mangiamo perché abbiamo fatto, anche Miva ha già cominciato a mangiare, quindi andiamo. Allora, l'agua del pueblo qua c'è rimasta solo questa, che mi berrò adesso senza passare dal bicchiere. Come potete ammirare, la carbonara in Giappone c'ha la panna, penso, mi pare sia la panna. Sì, sì, sì. Andiamo all'assaggio. La pasta è cotta bene. Però questo già la riconosco, la pasta è cotta bene. Però... è un pochino, si sente che però l'avevano cotta bene. Già passato 10 minuti da quando è arrivato. Ma adesso vedete, voglio passare questa cosa qua. E ve la voglio proprio far vedere questa cosa. Guardate qua. Questa è la carbonara densa, come detto loro giapponese, ho rotto l'uovo e via. Non è carbonara, però sa, quando ci metti l'uovo, il bacon, un po' di panna, cioè, è buono, sì, per forza. Oggi con Yuri andiamo ad Akihabara a comprare un po' di cose e nel prossimo video del cibo a domicilio avremo anche un ospite virtuale, penso. Un ospite virtuale. Virtuale?
spara, io non pensavo la significa, però alla fine era il significato. Il gruppo di pizzara. Pizzala, invece di chiamarsi pastala si chiama spada. Forse da, viene da spaghetti, no? Sì, bravo, sai che ci avevo pensato. È intelligente, cara. Facciamo lo scambio. Andiamo alla carbonara con il, con le, dicevo, tarago, che sono le uova di merluzzo. Nella loro però variazione normale, perché invece il mentaico è piccante, è la stessa cosa, solamente che il mentaico è piccante mentre il tarako non è piccante, è normale. E sia il mentaico, anzi più il mentaico che il tarako, in realtà molto spesso lo potete trovare dentro il ramen, soprattutto quello di Hakata, insomma quello del Kyushu, quindi brodo di maiale, cioè tonkotsu, con dentro questa roba rosa. Se l'avete trovata, sappiate che appunto è questo, questa cosa che si chiama mentale. Miwa vuole laga e gli diamo laga. Chi sono io per non dargli laga? Però non c'è più laga. Tanto Yuri mi sta mangiando la pasta perché che mi ha fatto scandalo. Preferisco questo. Questo lì? È un po' poca però questa pasta, sai? Là. Bravissima. Ma niente, te lo do io, vai, facciamo così, tac, guarda. Però devi mangiare quella, Qui mi rubano tutti da mangiare, mi frega. Come si vede, infatti, sono sempre più magro, questo magro sono 45 kg grosso modo. Non gli piace. Io preferisco questo. Se no non me l'avrebbe ridata. Dici, ora, a parte questa cosa, dici qualcosa sulla pasta in Giappone. Cioè quando eri piccola, negli anni 80, che c'erano anni 90, che poi c'era anche la pubblicità della Barilla da noi, ambientata in Giappone. Assolutamente. Sì. Si mangiava la pasta negli anni 80? Sì, sì. Però solo gli spaghetti, no? Per noi. Al posto quelli spaghetti. Però da quando c'è la pasta molto diffusa? Cioè io sono venuto qua la prima volta più di 10 anni fa, però insomma è relativamente poco. Cioè quando tu andavi, non so, da Enoteca Pinchioli negli anni 80, quando avevo il Babbo Gidai, quando c'era un sacco di soldi in Giappone, che pasta c'era? Enoteca Pinchioli o... No, ho mangiato... non mi ricordo, no, però qualcosa con seppia piccola, potato ricano, con seppia nera. Nero di seppia, che pasta era? Otaru Ika no spicca, se no la pasta è... Lo so, però se mi dici la forma, con quello condivano. Osokute, hiratakute. Tagliolini? No, più fini. Capellini? No, però più sottili. Vabbè, comunque era tipo lunga come spaghetti, comunque. Sì, sì, sì. Però piccoli, però non capellini, perché era una tirata fatta. Capellini so, è così, non ti racconta, no? Sì. E quelle tipo le trenette, forse. Trenette però sono, vabbè, non lo so, insomma. Scrivetelo nei commenti. Che pasta ha mangiato Yuri negli anni 80? Dalle Otega Pinchiorri. E poi dov'è che andavi quando c'erano un sacco di soldi? Oltre alle Otega Pinchiorri. Otega Pinchiorri è un locale famosissimo in Italia, che aveva, adesso è fallito, insomma ha chiuso qualche anno fa. Forse sono a Nagoya, no? Sabatini andavi anche? No, dopo. Eh? Dopo che sono tornata. Mia amica lavorava. Sabatini era dentro il Sony Building, la Ginza, però non so se adesso ha chiuso, perché il Sony Building l'hanno chiuso, quindi è lì dove adesso non... ce l'hanno rimesso. Ho finito la carbonara, un po' poca, però non era male. Non era carbonara, però insomma una roba, insomma così, dai. So, ora scrivete tu di Romagno, quello non è carbonara, lo so che non è carbonara, però se volete vedere la carbonara vera, questo è un video ironico sulla pasta in Giappone, non è un video sulla carbonara in Giappone, perché la carbonara in Giappone si mangia bene se uno va a spendere i soldi. Vai in un bel ristorante, paghi 2000 yen, che sono 15-16 euro, e mangi una carbonara fatta bene. Questa qui costa, dopo ve lo dico, che non costa neanche poco in realtà, però è di Spala, che fa la...
che è il gruppo Pizzala, che fa la pizza tra virgolette, quindi questo che fa la pasta tra virgolette, che comunque porta bene. Mani. Faccio con le mani? Andiamo all'assaggio del pollo alle erbe. Ma è pollo? Ma perché? Cioè, mi sembra più il colore della carne della farfalla. Buono? Buono. Oggi proprio non il top pranzo a domicilio di sempre, però non è male. Per me è sempre il top per l'ospite. Ah, il roast beef don. Per me? Non so, il curry che ti avevi sbagliato. No, lo so, probabilmente il roast beef è... No, magari in mente, abbiamo fatto più di 10, non mi ricordo. E ci sarà una puntata speciale prossimamente del cibo a domicilio, però non vi diciamo quando e cosa mangeremo. Speciale, specialissimo. Miva non mangia più, quindi mangiamo noi. Per i porchetti di plastica, però finalmente la pasta, un po' così, Buona? Arigato. Questa è la forchetta di Miva. Vabbè, questa qui insomma sono i personaggi di Anpan Man, non riesce a metterlo a fuoco adesso perché mette a fuoco me, che è impostato sul volto, quindi questa è la forchetta di Miva con Anpan Man. E io invece con la forchetta di plastica vado a terminare la carbonara. Ma Yuri ha appena detto che ha ancora fame, francamente un pochino di fame ce l'ho anch'io ancora. Comunque diciamo che mangiamo di più stasera, tanto oggi viene la mamma di Yuri, quindi stasera si mangia bene. Poi anche io ho storichiene. Ah, ce l'ho scherzi. Ok, dopo l'ennesima interruzione, dicevamo, oggi abbiamo uno special guest che è il Mirto, questo qua è il Mirto, che ha portato Adriano Desideri, che è un mio grandissimo fan, ormai siamo amici, comunque commenta sempre, siamo amici, ed è venuto a Tokyo, non mi ricordo quando era, settembre se non sbaglio, perché è passato già un po' di tempo, mi ha portato in un pub bellissimo che non conoscevo, a bere della birra, della birra veramente, veramente ottima, in un posto eccezionale che si chiama Popei, che ancora non ci siamo andati. Arrivo poco, sì, nel quartiere. Ci manda una cartolina ogni perché ho fatto il... Però non hai messo... Mi sono registrato. Non mi ero detto. Non ho scritto il numero, ma non ce l'ho scritto apposta in realtà, sì. Non è quello. Per questo, ma stai dando fastidio alla gente che lavora postale. Vabbè, ora perché non ho scritto do fastidio a quelli dell'ufficio postale. Vabbè, ora la prossima volta che ci vado. Comunque, mai distratto, la cosa fondamentale che dobbiamo vedere, questo Mirto che ha fatto la mamma di Adriano. Eccolo, mai aperto una parentesi enorme. Voglio ringraziare Adriano per bene, te hai divagato. Grazie, tra l'altro non me l'hai detto Adriano, ma sia la tua mamma. Comunque oggi abbiamo messo un frigo e andiamo, proprio la prima volta, e andiamo a sentire il Mirto fatto in casa dalla mamma di Adriano. Miva è qui. Miva, vuoi anche te il Mirto? Ok. Vai. Kanpai. Kanpai. Buon profumo. Buono. Senti, fatto in casa, ottimo. Oh, vuoi scegliere? Ormai non ha mangiato il Mirto? Sì. Ora, non lo so, Adriano è di Roma. Però se la mamma fa il Mirto, probabilmente, non lo so, non me l'ha detto, ora non mi ricordo se me l'ha detto, credo che sia comunque sarda. Il Mirto è il liquore tipico della Sardegna. Sì, siamo mai stati a Sardegna? No. Allora, stasera lo facciamo sentire anche la mamma di Yuri. Anzi, dopo, questo è un frigo, però lo piazziamo. Sì, buonissimo. Lo piazziamo in freezer, che è ancora meglio. Sì. Yuri è contenta quando gli regalano l'alcol. Bene, anche questo abbiamo fatto, grazie Adriano. Se mi volete mandare qualcosa dalla Puglia, tipo, non lo so, mi è venuto in mente, siccome sono appassionato di frise, siccome sono appassionato di frise, di roba pugliese, se volete mandare qualcosa dalla Puglia, tipo i taralli, qua, mi fa sempre piacere, ok? Quanto abbiamo speso? Allora, la carbonara densa costa 1134 yen, quello che ha preso Yuri, quindi quella con il tarako e nori, che vedete tarako no waffu spaghetti, cioè vuol dire i spaghetti al tarako alla giapponese. E poi abbiamo preso il wakadori no habuyaki, cioè il pollo alle erbe, e abbiamo speso 2484 yen, che al giorno d'oggi sono 2484 yen, sono
Dov'è? 18,59 euro. Né caro, però nemmeno così economico alla fine, perché la pasta, questa carbonara, 1134 yen, insomma. Questa carbonara era, cioè, un po' cara. È un po' cara la carbonara, sì. In confronto al resto. Diciamo che con 1500, con 2000 yen si mangia già una carbonara vera. Quindi questo qui è un po' particolare. Comunque, vabbè, abbiamo fatto anche questo. E veniamo alle scelte per il prossimo video. Prima scelta, l'anguilla. Vedete, questo qua è un unagi. Anguilla con il riso sotto, vedete, questo di alto livello, questo dice che è di alto livello, prezzo non popolare, però comunque l'anguilla in Giappone costa i soldi. Adesso si è inchiodato il computer, è tornato indietro, ci sono tante cose anche da bere, ma non ci frega niente. Comunque, la prima scelta, anguilla. Seconda scelta, yakitori. Questo negozio si promuove come negozio di yakitori, però parte anche qui con l'anguilla, ed ecco, però da qui in poi ci sono, vedete qui, praticamente il riso con il pollo, oppure proprio gli yakitori, che sono, vedete questo qua, che sono gli spiedini di pollo. 7,35, 7,25, e noi se prendiamo il 7,35 sicuramente, perché siamo mangioni. Quindi, seconda scelta, gli yakitori. Allora, grazie per aver visto questo video, mi raccomando, scegliete cosa dovremo mangiare nel prossimo video, appunto, scrivendolo qui sotto nei commenti. Come sempre, se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete. Poi che devo fare? Non abbiamo sentito. Che devono fare? Mettete mi piace, condividete, iscrivete al canale. Poi? Mettete commento. Commento, poi che devono fare? Ci sono altri posti come possono trovare su internet, no? Tipo Instagram. Come si chiama l'account? Tommaso in Giappone. Il sito? Donna che potete. Ok. La pagina Facebook? Tommaso in Giappone. Brava. Quindi ci vediamo al prossimo video in Giappone con Miwa, che sta cercando di buttarci in terra al cavalletto. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.